la Roads and Bridges Public Corporation del Ministero dei Trasporti della Repubblica Democratica del Sudan si trova oggi impegnata in un grande sforzo tecnico-finanziario, l'estensione della rete stradale sudanese. I risultati di questo sforzo sono già visibili. È stato aperto al traffico il veloce nastro d'asfalto che attraverso il deserto mette in comunicazione Khartoum con Port Sudan. La strada ha sostituito la polverosa pista, la quale, assieme alla linea ferroviaria, aveva finora assorbito i traffici lenti e precari tra l'interno del paese e il Mar Rosso, inadeguati alle crescenti esigenze del Sudan. Evidente quindi la particolare importanza che rivestono questi 1200 km della strada Khartoum-Port Sudan, il cui tratto, Kassala-Haya, di 350 km, inaugurato il 3 ottobre 1980, è stato costruito dalla joint venture Recchi Imprese Lodigiane. Il lotto numero 3 della nuova arteria, da Kassala ad Haya, attraversa il territorio degli Abendoa, popolazione di stirpe beja stanziata tra Suakin, il Nilo e l'Eritrea. Fin da epoca remotissima, gli Abendoa vivono indisturbati, conservando le loro antiche tradizioni e la loro cultura. La società costruttrice del tronco stradale è formata dalle imprese italiane Recchi, sponsor, Imprese Lodigiane. La gara d'appalto della Kassala Haya fu indetta nel 1972. Per la joint venture Recchi Imprese Lodigiani, tutto cominciò nel maggio del 1973, quando l'impresa si assicurò il contratto per la costruzione della strada per un importo di lire sudanesi 17.750.000. Dalla base di Khartoum, l'impresa doveva subito procedere nella preparazione necessaria, organizzando un primo campo a Kassala, città a 450 km da Khartoum lungo la vecchia pista e chilometro zero del nascente tronco stradale. Khartoum e Kassala sono collegate da voli bisettimanali. L'aeroporto nuovo di Kassala è stato costruito nel 1976 dalla joint venture Recchi Imprese Lodigiane. Mentre il primo personale, espatriato e locale, raggiungeva la città di Kassala, a Port Sudan affluivano i primi materiali provenienti dall'Italia via mare. Una volta sdoganati, i materiali venivano trasportati a Kassala attraverso i 630 km di pista che la separavano dal porto, oppure a mezzo ferrovia. I lavori di costruzione della strada Kassala-Haya ebbero inizio nell'autunno 1974. Progetto e direzione lavori sono della Italconsult Stipe di Roma. Nella primavera del 1977, dopo 2 anni e mezzo di ininterrotta attività, i lavori, che si articolano ormai in più settori autonomi lungo una buona parte dell'intero tracciato stradale, vedono il tratto Kassala a Roma, di 50 km, completamente finito. La strada, per la maggior parte del suo percorso, è costruita in rilevato. Ha una sede larga 10 metri, formata da una pavimentazione in conglomerato bituminoso di 7 metri e da due banchine di 1,50 m. Medesime caratteristiche impronteranno tutta la restante parte del progetto. Al rilevato, la cui altezza massima sul piano di campagna è prevista in 1,50 m, seguiranno alcuni brevi tratti in trincea. Come già la ferrovia, la strada è impostata su un percorso di minima pendenza. Da Kassala, 500 m sul livello del mare, chilometro zero,
si scende ai 397 metri del chilometro 150, per poi risalire fino ai 649 metri di Haia, termine del lotto. Nella costruzione di una strada attraverso una regione estremamente arida per quasi tutto l'anno, quindi desertica, una serie di problemi è da mettere in conto onde assicurare il normale funzionamento del cantiere. Qui, in primo luogo, si è dovuto risolvere il problema dell'acqua. Una speciale squadra di uomini, con relativi mezzi, si occupò unicamente di tale aspetto, aprendo pozzi e costruendo acquedotti. Tra gli acquedotti, uno lungo ben 310 km. Attingendo nel subalveo del fiume Atbara, 60 km ad ovest dell'asse stradale, esso ha consentito di soddisfare i notevoli fabbisogni d'acqua richiesti dalle lavorazioni per la costruzione del lotto più lungo della strada. Nella stagione secca, l'acqua, così raccolta in vasche molto grandi, a Pierce, costituisce un prezioso e insperato dono per le popolazioni delle zone attraversate. L'acqua è ora alla portata di mano anche a beneficio dei consumi domestici e degli allevatori locali, i quali fanno qui affluire il loro bestiame nell'ora della beverata, sul finire della lunga giornata.
La conduttura corre ora parallela all'asse della strada. Tanto in tanto si notano le opere che servono per la regolazione, il trasporto e i depositi dell'acqua. Disseminati lungo tutto il tracciato sono i diversi impianti, da quelli di frantumazione e bagliatura a quelli di betonaggio, di prefabbricazione e per la produzione di conglomerati bitumnosi. Con gli impianti si incontra un buon numero di campi con magazzini, officine per la manutenzione del macchinario, alloggiamenti mobili per il personale. I diversi campi mobili sono collegati via radio con campi fissi. Tutti i punti di lavoro dell'intero tracciato sono a loro volta raggiungibili attraverso radio ricetrasmittenti montate su automezzi. Si è dunque creata una efficiente rete di servizi che assiste ovunque il progredire dei lavori e il compito dell'uomo, il quale in questa grande avventura resta pur sempre il protagonista. Importante la costruzione di ponti. Ne sono previsti 70 ad una o più campate di 16 metri. Vasto il sistema di drenaggio, il quale comporterà la messa in opera di 512 tombini scatolari prefabbricati in calcestruzzo a una o più luci e centinaia di tombini tubolari in lamiera ondulata d'acciaio zincato. Il sistema di drenaggio consentirà lo scolo delle acque durante la breve stagione delle piogge, acque in parte discendenti dalle montagne eritree. Oltrepassato il chilometro 170, prima che la strada inizi la lenta risalita verso le colline della seconda metà del lotto, ha inizio la serie dei ponti. E incontriamo un grande campo mobile. È quello di Unguatiri. Il campo di Unguatiri costituisce tra l'altro una delle quattro posizioni del grande impianto di prefabbricazione per la produzione delle strutture in calcestruzzo per la costruzione dei ponti e dei tombini scatolari.
Le travi vengono trasportate e quindi varate. Vivo di interesse è l'incontro con le differenti popolazioni. Gli Adendoa, assieme ai Bisharin, ai Beni Amar, agli Ababde, formano i quattro grandi ceppi Beja. I Beja parlano un proprio idioma camitico del gruppo basso cuscitico e sono in massima parte pastori nomadi di cammelli, di buoi e di pecore. Per risolvere i problemi logistici dei 350 km di strada da costruire, dopo i campi fissi di Cassala e di Aroma, un terzo campo fisso sta per essere allestito al 245 km in località Derubed. Sei alla fine risulteranno invece i campi mobili. Il campo fisso di Derubed sarà provvisto di un centro ricreativo, vitale in una zona così remota e desertica, con piscina, tennis, campo di calcio, campo di pallavolo, eccetera. Nei campi fissi risiede il personale dell'impresa con le famiglie. Si trovano gli uffici tecnici e amministrativi, la direzione di cantiere, le officine e i magazzini principali, il laboratorio per il controllo dei materiali e delle produzioni, gli uffici della direzione lavori, l'ospedale, eccetera. Durante la costruzione del lotto, l'impresa ha provveduto a fornire servizi per un massimo di 220 espatriati e per un certo numero di famiglie degli stessi, e inoltre servizi per 2370 lavoratori locali. In prossimità del campo di Derubed, come già per quello di Aroma, è stata aperta una pista per gli aerei dell'impresa, i quali mantengono in comunicazione il cantiere con Khartoum, assicurando il trasporto del personale espatriato e famiglie. Al 245 chilometro si è frattanto trasferito tutto il centro operativo del cantiere. Si è preso possesso delle nuove case, le quali sono particolarmente confortevoli, e si sono inaugurate le varie attrezzature ricreative. Il lavoro di costruzione dei ponti precede quello del rilevato. Piste e strade di servizio, provvisoriamente aperte,
consentono agli addetti di spingersi nei terreni accidentati e di far accedere le attrezzature di cantiere. Niente corsi d'acqua perenni da scavalcare, ma innumerevoli cor, letti asciutti nella maggior parte dell'anno, fra i quali alcuni abbastanza imponenti come l'Unguatiri, il Gadamai, il Belai e il Derubetta. Sono stati richiesti pali trivellati di calcestruzzo armato di un metro di diametro e lunghi da 9 a 24 metri. Ciascuna pila è costituita da tre colonne, mentre sei travi lunghe 16 metri formano l'impalcato del ponte. Solette prefabbricate completano la campata. Diamo ora uno sguardo a quegli aspetti che riguardano più direttamente questa singolare opera. La strada con le sue singole lavorazioni. A terreno ripulito, o se del caso scavato, viene costruito il rilevato stradale. Gli scrapers si incaricano di stendere i materiali idonei in strati dello spessore di 25 cm. Tali strati sono opportunamente umidificati e compattati. 10 sono gli scrapers impiegati nel movimento terra dalla cava al rilevato stradale. Sul rilevato ottenuto si stende poi la sottobase, costituita da materiale proveniente da cave opportunamente scelte. Lo spessore della sottobase varia da 15 a 30 cm. Viene steso in uno o due strati dalle motolivellatrici e anch'esso umidificato e rullato. La sottobase può ora accogliere la base. Uno o due strati di materiale granulare ottenuto in appositi impianti. Lo strato di base viene riportato già umidificato dalla finitrice per uno spessore di 15 cm di materiale compattato.
In alcuni tratti la base granulare viene sostituita da due strati di base stabilizzata a bitume. Qui si provvede, mediante dischi, ad aereare lo strato di base. Per completare la pavimentazione interviene la finitrice, che depone sulla base uno strato di conglomerato bituminoso spesso 8 cm, il quale viene successivamente compattato. Verso la fine del 1978, lasciata ormai alle spalle la località di Unguatiri, la lunga avanzata dei lavori ha raggiunto e superato Derudeb e punta decisamente su Aia, termine del lotto. Il tratto Derudeb-Aia è di 105 km. Si accelera la trivellazione dei pali di fondazione e quindi la costruzione dei ponti. Lungo il tracciato vengono aperte nuove cave di inerte e materiali diversi necessari alla costruzione della strada. Sovente le caratteristiche dei materiali reperibili in natura si discostano da quelle necessarie per l'esecuzione dell'opera. Occorre allora adeguare i materiali con opportuni trattamenti che si eseguono in appositi impianti. Le immagini introducono ora un atteso incontro, quello fra tecnici, operai e dirigenti dell'impresa e della direzione lavori, in occasione del getto dell'ultimo palo di fondazione. Un semplice e festoso incontro per celebrare l'importante avvenimento. Termina dunque la serie dei pali di fondazione. Ne sono stati gettati complessivamente 790. Nelle abitudini degli abitanti delle zone attraversate dalla strada, qualcosa, come possiamo vedere, viene frattanto a cambiare. Famiglie nomadi, pastori, sembra abbiano risolto il problema dell'acqua.
In effetti si è voluta dare tale possibilità attrezzando adeguatamente e ad intervalli regolari l'acquedotto. In quest'altra zona, invece, si attende con ansia l'arrivo della breve stagione delle piogge, durante la quale non tutte le acque si disperdono nelle pianure desertiche. Si dà vita allora ad una minuscola zona agricola come questa. Sorprendente la presenza di pesci arrivati sin qui chissà da dove durante l'inondazione del terreno. Sopravviveranno poi a lungo anche a prosciugamento avvenuto, rifugiandosi in profondità tra gli ultimi residui di fango. Gli uomini dell'impresa si sono prodigati incessantemente e nel gennaio 1980 assaporano finalmente la gioia di raggiungere Aia, 350 chilometro, termine del lotto e congiunzione con la restante parte della grande arteria sudanese. Gli scrapers portano a compimento la costruzione del lungo rilevato stradale, per il quale sono occorsi complessivamente 11.350.000 metri cubi di materiale compattato. I lavori del lotto 3, iniziati nell'autunno 1974, vengono conclusi nel settembre 1980. La pavimentazione ha richiesto 900.000 metri cubi di materiale selezionato in cava per la sottobase, 400.000 metri cubi di materiale frantumato, vagliato e miscelato in impianto per la base, 220.000 metri cubi di conglomerato bituminoso. Entusiasmo e forza di volontà hanno indubbiamente sostenuto gli uomini dell'impresa nelle molteplici difficoltà dei circa 6 anni di lavoro. Con l'apertura al traffico della cassa La Haya si completa l'intero tracciato della strada Khartoum-Port Sudan, che congiunge la capitale del Sudan con il Mar Rosso, toccando la vecchia città portuale di Suakin.